Siamo nella sede dell'USB Taranto, in quel di Talsano. Ho al mio fianco Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto USB. Parliamo di ArcelorMittal e c'è tanta carne a cuocere. Certamente l'argomento principe è quello che sarà questo futuro nebuloso. Ora ne è uscita un'altra, la storia della decarbonizzazione e del funzionamento ad idrogeno, ma arriveremo presto a questo punto. Intanto l'ennesimo incidente occorso appunto alla rete gas è un impianto che sta letteralmente crollando a pezzi. Sì, è quello che stiamo denunciando da quando Arcelor è a Taranto, la completa assenza di manutenzioni che poi si riverbera in queste situazioni che mettono a rischio la salute pubblica e anche e soprattutto la salute e la sicurezza di chi opera all'interno di quella fabbrica. Ma è chiaro, se l'idea di Arcelor rispetto a Ilva di Taranto è quella di smontare pezzi di ricambio da un impianto fermo e rimontarli su un impianto in marcia, quindi si va a tentoni, si campa la giornata, è chiaro che la condizione non può essere una condizione decente, ma è una condizione che peggiora giorno per giorno e che dal mio punto di vista è diventata anche irreversibile. Quegli impianti sono ancora a brodo, hanno i mesi contati. Tra l'altro, come dire, non c'è stato da parte di Arcelor neanche rispetto alle sollecitazioni avute dopo gli incontri ministeriali nessuna intenzione di andare a migliorare, almeno dal punto di vista della sicurezza, le cose che capitano in fabbrica. Quindi l'idea è sempre la stessa, loro continuano a dichiarare il falso dicendo che stiamo facendo tutte quelle stupidaggini che raccontano e che la colpa è sempre degli altri. Tra l'altro mi risulta che è stato pure sospeso il responsabile lì della manutenzione dell'agglomerato a dimostrazione della carenza, dell'errore che c'era. Fa specie poi che lo debba difendere io, perché tra l'altro, dando un'occhiata alle denunce che abbiamo fatto, mi sa che il responsabile più denunciato proprio dall'USB rispetto ad una serie di carenze. Però ecco, anche sto modo di fare è bruttissimo, perché tu scarichi sui tuoi collaboratori quelle che sono le tue inefficienze. Il parafulmine, no? Perfetto, che è quello che sta capitando purtroppo oramai da tempo con come dire, tutta una serie di licenziamenti che continuano continuando nel tempo. Tra l'altro, licenziamenti che sono stati segnalati ai ministri competenti e che fanno parte, secondo noi, di uno schema predefinito che sta producendo la Morselli a Taranto, oltre al clima di terrore che si è creato all'interno della fabbrica. Altro tema, l'impiego delle acque reflue, così come imponevano i dettami dell'AIA. ArcelorMittal dice no, evidentemente quelle acque che pure sarebbero depuratissime e raffinatissime, le acque appunto della produzione, non sarebbero idonee per ArcelorMittal, che continua ad approvvigionarsi dal Sinni, andando ovviamente a creare un depauperamento idrico. Ma al di là del fatto specifico, qui emerge una realtà: ArcelorMittal può fare quello che vuole e il governo, come dire, si piega, obbedisce ai diktat, ai desiderata di ArcelorMittal. Sì, infatti quello che spaventa, non solo di questa vicenda, ma di tutte le cose che stanno accadendo, soprattutto negli ultimi 12 mesi, è un atteggiamento di quasi provocatore da parte di ArcelorMittal nei confronti di tutti, compresi la politica nazionale, e il fatto che non c'è una reazione neanche d'orgoglio da parte della politica nazionale rispetto a questi atteggiamenti bruttissimi che sono al di fuori delle regole e che tra l'altro mettono, ecco, io l'ho avuto modo di dirla in un incontro con i ministri, gli dissi: l'idea che state facendo passare è che se sbaglia un comune cittadino, no, ne paga le conseguenze, se a sbagliare invece ArcelorMittal Lucia Morselli, invece la politica li stende i tappeti rossi. Cioè, lo ricordo a me stesso, sta storia è iniziata con una dichiarazione di Luigi Di Maio che circa 18 mesi fa, 20 mesi fa, disse: la gara è illegittima ma il contratto non si può annullare, pena il pagamento di una penale, e quindi giustificò il fatto di essere andato avanti con ArcelorMittal
legandolo, come dire, a un contratto sottoscritto. È colpa di Calenda, non è colpa mia. Poi il paradosso è che dopo 12 mesi scopriamo che per volontà di Arcelor non solo si scioglie il contratto, ma se ne fa un altro che addirittura è vantaggioso per Arcelor e ancora più svantaggioso per le persone e per la comunità. Quindi, come dire, una brutta figura dietro l'altro da parte della politica. Ma non è manco questo il problema, è la sensazione che la politica ti sta dando di quasi impotenza rispetto a quello che Arcelor sta facendo, no? Questi fanno il bello e il cattivo tempo, dichiarano quello che vogliono, tra l'altro sono stati smentiti non solo da noi ma un po' da tutti rispetto alle false dichiarazioni che vanno dichiarando di volta in volta al prefetto, ai ministri e quant'altro, però c'è... Ecco, la politica proprio nazionale dorme, come se il problema Taranto fosse un problema di qualcun altro e non della politica nazionale. Altra situazione nebulosa, anzi misteriosa, è quella relativa al piano industriale. Ufficialmente non si sa nulla, voi sindacati non sapete nulla, sono arrivate delle notizie, dei dati attraverso così fonti, indiscrezioni giornalistiche, ma di ufficiale non c'è nulla. No, e poi c'è la ciliegina sulla torta di tutta questa situazione, è che noi stiamo facendo una discussione mettendo da parte quelli che sono i principi della trasparenza e della democrazia. Cioè noi stiamo discutendo di cose che noi, di indiscrezioni che troviamo sui giornali o che di volta in volta, a seconda delle situazioni, i vari ministri ci danno a voce. Cioè non abbiamo visto uno straccio di documento. E noi sappiamo che c'è un piano industriale che Arcelor ha presentato al governo e oramai sono passati quasi 5 mesi, e c'è un contratto che è stato sottoscritto il 4 marzo da parte del governo con ArcelorMittal e non conosciamo neanche quello. È assurdo in una repubblica democratica che possa avvenire ciò, perché stiamo facendo una discussione, come dire, sulla base di nulla, sulla base di impressioni e descrizioni giornalistiche, tra l'altro rischiando con i tempi ristretti di arrivare a fatto compiuto, perché entro novembre no, si dovrebbero sciogliere i nodi, momento in cui la politica probabilmente forse si degnerà di farci vedere i documenti, di farci, ecco, di poter anche ragionare con le persone, no? Per vedere che cosa c'è scritto. Dalle descrizioni giornalistiche, da quello che ci dice, ci ha detto la Morselli, in televisione a Porta, tra una marea di bugie, di sciocchezze, tra l'altro, che ha raccontato in quella trasmissione. In splendido isolamento, senza contraddittorio. Sì, proprio, come dire, il massimo esempio di democrazia. C'è la questione degli esuberi, che in realtà poi si sposa con la dichiarazione roboante che fece ArcelorMittal prima di tutto il casino rispetto allo scioglimento del contratto a settembre dell'anno scorso, se vi ricordate. Quello che spaventa oggi è che da un lato c'è un piano industriale e dai numeri delle indiscrezioni risulta un esubero di circa 3.500-4.000 unità, rigorosamente tutti su Taranto, perché questa poi è l'altra ciliegina sulla torta, no? Taranto si becca l'inquinamento, la malattia, il cancro e la disoccupazione. E quello che spaventa è che poi di pari passo esce questo piano green da parte del governo con quest'idea dell'Ilva a idrogeno, che guarda caso dal punto di vista dei numeri si sposa con l'esubero che dichiara ArcelorMittal. Cioè io non vorrei, a netto del fatto che sono molto scettico sulla questione idrogeno, non ne parla, quasi che fosse un abito tagliato su misura per giustificare questi esuberi a questo punto. Sì, a me sembra, se così fosse, sembra una farsa messa in scena da parte del governo di ArcelorMittal, della Morselli, per andare poi a giustificare alcune cose su cui loro già sono d'accordo, come gli esuberi da dichiarare. Cioè lei dichiara un numero di esuberi, guarda che il governo esce con questo piano green, e il piano green prevede la produzione di acciaio tramite l'idrogeno, quindi tramite l'uso dell'idrogeno non più a carbone, almeno per una parte. Un progetto tra l'altro che sarebbe eccezionale se non fosse per il fatto che nel mondo non abbiamo, sarebbe il primo caso di questo tipo. Abbiamo alcune aziende, ma tra l'altro se non ricordo male la stessa Arcelor fosse, dichiarò un paio di anni fa che in Germania voleva sperimentare la produzione di idrogeno
ma parliamo di tonnellaggi molto bassi, 100.000, 200.000 tonnellate, e sono tutte situazioni che sono sperimentali, quindi per una serie di motivi. Quindi ad oggi, come dire, sparare questa notizia dicendo che la nuova Ilva sarà un'Ilva a basso impatto ambientale, con l'idrogeno, con un tonnellaggio di quel tipo, perché quegli impianti dovrebbero fare 5 milioni, ecco, la dico così. Io penso che sia più facile che io nei prossimi 5 anni diventi Presidente della Repubblica Italiana e non che si faccia il forno a idrogeno, la produzione a idrogeno a Taranto. La vedo una sciocchezza che serve per due motivi: uno per prendere i fondi europei e l'altro per andare a giustificare l'esubero di ArcelorMittal, perché poi a quei lavoratori probabilmente qualcuno racconterà: venite nella società Invitalia, quindi lo prendiamo noi l'esubero, perché ci racconteranno le stesse cose che purtroppo abbiamo raccontato anche noi all'atto della sottoscrizione dell'accordo del 6 settembre, al pezzo che è andato in AS. Cioè, aspettate lì, poi nel momento in cui il piano industriale si completerà dal 2023-2025 verrete richiamati. In questo caso lo schema è: ora siete in esubero con Arcelor, venite con la società che si occuperà poi di fare gli impianti a idrogeno, non vi preoccupate, nel 2025 partiremo, adesso vi farete una cassa integrazione, probabilmente ci proporranno un'integrazione salariale, quindi le 1.000-1.100 euro al mese per campare i prossimi anni, poi, detto fra noi, noi abbiamo una certezza quasi matematica che ciò che non avverrà nulla, perché fra qualche anno scoppierà un altro casino e ci diranno che è impossibile farlo, che la burocrazia, i tempi, la provincia, il comune, vabbè, tutti i casini che sappiamo. Oltretutto, ripeto, per ove mai fosse possibile realizzare questa nuova realtà ad idrogeno occorrerebbero anni e anni ed anni. Nel frattempo, nelle mura, lo stabilimento collassa, crolla a pezzi, nelle mura i picchi di inquinamento si susseguono, e quindi mi sembra la classica farsa per passare da quella che era lo slogan, l'urlo, Ilva chiusa, chiusura progressiva delle fonti inquinanti, riconversione. Ora si parla di riconversione ad idrogeno, cioè ovviamente bisogna trovare, come dire, no, le scuse, le pezze a colore. No, io sono uno di quelli che pensa, diciamo, che volere e potere, quindi la questione dell'idrogeno, personalmente, se uno me lo chiede, gli dico: guarda, è una chimera, è qualcosa che secondo me ha una possibilità di realizzare, una possibilità su 1 miliardo che venga realizzata. Però non sono contro a prescindere. Se il governo dice: guarda, vogliamo fare questa operazione, io dico: fatela pure, a patto e condizione però che mettete in sicurezza i lavoratori. Cioè, se noi dobbiamo vivere con l'idea che devono realizzare l'impianto di idrogeno per essere ricollocati nel mondo del lavoro, noi non ci stiamo, perché secondo me quell'impianto forse manco fra 20 anni sarà pronto. Se l'idea è: progettiamo un'Ilva diversa, anzi mi verrebbe da dire una Taranto diversa, nel frattempo io, come dire, tramite riconoscimento dell'amianto, del lavoro usurante, incentivi seri, comunque do un'alternativa alle persone e all'economia locale, lì si potrebbe ragionare. Al netto del fatto che secondo noi l'idea migliore è quella che il governo prenda quel famoso 1,8 miliardi che vuole impegnare in tutta sta faccenda, lo metta su Taranto, faccia una bella no tax area, ecco, metta insieme tutta una serie di operazioni come incentivazione all'esodo, seria però, non 100.000 euro che dopo un anno non c'è più una lira. Quindi mettere nelle condizioni i lavoratori di prendere un po' più di soldi, uno per agganciarsi la pensione per chi è in quelle condizioni, altri per avere, come dire, la possibilità magari di cambiare vita, con l'idea, come hanno avuto altri dipendenti, di piccola imprenditoria che poi va a generare, no, altre economie sul territorio. Cioè, le possibilità ci stanno. Noi tra l'altro abbiamo fatto una serie di proposte, però è imprescindibile il fatto della no tax area. Cioè, tu o hai il coraggio di cambiare e di sottrarre l'economia locale dalle mani della grande industria, o altrimenti saremo succubi di una multinazionale che oggi si chiama Arcelor, domani magari si chiamerà in un'altra maniera, che quando deciderà di spegnere il rubinetto, di non pagare gli appalti, gli autotrasportatori, i dipendenti Ilva, noi sappiamo che l'economia cittadina, diciamo, in quelle giornate sarà un'economia che praticamente sarà ferma a causa dell'atteggiamento della multinazionale. Ecco, cioè non c'è un problema solo ambientale, che è il primo punto, no, per cui il governo deve intervenire e cambiare radicalmente strategia, ma c'è anche un fatto economico dietro. Quindi per noi poche cose fatte bene,
però seria, perché altrimenti poi ci incominciamo ad inventare le cose assurde e incominciamo a dire produciamo ad idrogeno, qualcun altro dice che possiamo andare sulla Luna a piedi, e ecco, io dico rimaniamo con i piedi per terra. Secondo me oggi la storia dell'idrogeno si sposa benissimo per giustificare gli esuberi che ArcelorMittal farà. Poi a quei lavoratori che andranno in quella società, fra qualche anno gli diranno le stesse cose che hanno detto a noi, guardate, è cambiato il mondo, e quindi io dico, un governo responsabile oggi innanzitutto apre, non al sindacato, apre alla comunità, apre una discussione vera, perché se siamo in democrazia c'è una comunità che a maggioranza oggi chiede di voltare pagina sulla questione Ilva, cioè c'è gente, io lo dico così, che anche se tu gli proponessi, per come purtroppo sono scottati dal punto di vista ambientale a Taranto, no? Soprattutto i cittadini del quartiere Tamburi che sono più a ridosso, c'è gente che se tu gli dici solamente acciaio, poi gli puoi anche dire guarda c'è una tecnica rivoluzionaria, possiamo produrre l'acciaio con i fiori e dalle ciminiere escono i profumi e gli odori, non esce più il fumo, ti dice di no a prescindere, perché già la parola acciaio verde non so se fa ridere o piangere, sa di caricatura. Sa di caricatura, come sa di caricatura sta storia dell'acciaio prodotto Made in Italy, perché poi tra l'altro, come dire, di Made in Italy questa fabbrica non ha nulla, cioè i padroni sono gli indiani, e tra l'altro non ci risulta che ci sono aziende, tante aziende, grosse aziende italiane che acquistano acciaio da noi, cioè, ma è un meccanismo, come dire, che oramai si è rovinato, c'è anche un rapporto di fiducia che non esiste più tra la comunità e l'acciaieria, ecco perché noi diciamo programmiamo la fine di quella fabbrica. Perché il paradosso è che loro stanno chiudendo quella fabbrica nella peggiore delle maniere, cioè non dando nessuna soluzione dal punto di vista diciamo ambientale e né dal punto di vista occupazionale, perché poi il rischio grosso è che scoppi il casino. Non dimentichiamoci che oltre ai sociali ci sono qualcosa come 4.000 lavoratori dell'appalto, che tra l'altro ogni giorno subiscono le angherie di ArcelorMittal, che sono 20 mesi, ecco, si sono inventati la scusa che era il sistema operativo per i pagamenti che era vecchio ed obsoleto, adesso hanno un nuovo sistema operativo, quindi adesso i problemi sono tutti risolti, però lo schema è sempre stato quello. Tra l'altro io lo dico pure stanco, con un atteggiamento della politica nazionale quasi di indifferenza rispetto a tutto quello che Taranto subisce. Per non parlare, e concludiamo, di questa landa desolata dei lavoratori ex Ilva in AS, ormai sembrano quasi, come dire, come un gommone che va alla deriva, abbandonato a se stesso, non vengono più neanche nominati, come se non esistessero proprio più. Ma poi il paradosso di tutta questa storia, fra le tante notizie, come dire, contraddittorie che nascono, che escono, è che la Morselli dice che i 1.800 non ci stanno più, il governo dice che i 1.800 ci stanno dentro. È chiaro che noi non possiamo dare un giudizio se non vediamo i documenti, ma pure là abbiamo fatto una serie di proposte, cioè a Taranto c'è tanto da fare, gli abbiamo detto scusa, ci tieni in cassa integrazione, dacci un'integrazione 200 euro di più al mese, 300 euro di più al mese, e facciamo come si fa a Genova, no? Ci usi per fare tutta una serie di attività, perché questa città tra l'altro, come dire, ha bisogno anche di, cioè gli abbiamo fatto una serie di proposte che loro dicono ogni volta sì, stiamo prendendo in considerazione, però ad oggi non c'è assolutamente nulla, ecco, c'è un'indifferenza completa, è come se loro sanno, purtroppo ce ne stiamo rendendo conto pure noi, che non c'è più la forza di reagire da parte della massa dei lavoratori, e quindi loro danno per scontato, dice vabbè, possiamo fare quello che vogliamo, tanto questi qua non reagiranno. Io ho paura che loro inizino a pensare questo, ho paura per loro però, perché sappiamo, come dire, al netto delle fasi di stanca che ci possono essere come queste, che prima o poi ci sarà l'elemento che unirà, come dire, tutte le lotte e tutte le battaglie. Che meccanismo è chiaro? Lo dicevo l'altro giorno, noi facevamo lo sciopero col presidio chiedendo che Arsenal andava via, a un certo punto alcune aziende d'appalto ci comunicano che non avrebbero pagato gli stipendi perché Arsenal non pagava le fatture. Io ho detto ad alcune di queste aziende telefonicamente, ho detto guarda, come sarà il clima, come non farete entrare i lavoratori, o come noi proclameremo lo sciopero per i lavoratori, secondo me magicamente vi arriverà la promessa di pagamento oppure qualche bonifico, perché il gioco è quello, cioè come uno alza, gli tappo la bocca, così l'errore nostro è la divisione, cioè come se, ecco, ci accontentassimo di vivere la giornata, e sta storia va avanti da 10 anni, cioè non è un giorno, sono anni. È chiaro che quello che hanno messo in campo loro
è stato fatto scientificamente per andare a dividere i lavoratori. Il pezzo di Arsenal con quelli di Ilvina S, adesso probabilmente avremo il pezzo di ArcelorMittal con quelli di Invitalia, perché qui alla fine c'è uno spacchettamento generale, l'appalto che praticamente da sempre fa storia a sé. Ecco, il nostro compito è quello di unire le forze e di dire: ci dovete rispettare. E dovete rispettare una comunità che sta soffrendo, continua a soffrire e che è ostaggio di una multinazionale e di un governo che in questo momento, lo dico in tutta onestà, se dovessi dare un voto è completamente insufficiente rispetto a quello che è Taranto. Poi fa specie, ti incazzi anche un po' quando vedi che a Trieste le decisioni le prendono, tra l'altro ascoltando il popolo, a Genova le decisioni le hanno prese, tra l'altro ascoltando il popolo, a Taranto invece fanno il contrario di quello che Taranto chiede. Mi viene una domanda spontanea, e forse abbiamo una classe politica in generale a tutti i livelli non rappresentativa che non ci sa tutelare, perché se a Trieste si viene tutelati e a Taranto no, c'è qualcuno che non funziona, più che qualcosa. Io la estendo la domanda, perché se no va a finire la colpa della politica, la colpa del sindacato, la colpa è di tutti. Cioè, anche qua, quando tu proclami sciopero in stabilimento perché manca la sicurezza e ci sono i lavoratori che decidono di entrare, io non condanno nessuno, però, come dire, tu stai entrando a lavoro, di questo dobbiamo essere coscienti, Perché qui siamo tutti bravi a dire la colpa è del sindacato, la colpa è del sindaco, la colpa è del presidente della regione. Poi quando c'è da metterci la faccia non la si mette. Guarda, noi abbiamo tentato l'esperimento, che per noi è ancora aperto, con alcune associazioni, con gli studenti, il 29 di novembre. Eravamo 5.000 persone, ma eravamo 5.000, di cui un migliaio tra l'altro arrivate pure da fuori. Cioè, non c'è stato, come dire, quel risultato che magari uno si sarebbe aspettato. È stata una grande manifestazione, però ecco, se è così forte il grido, no, basta Ilva, no, dateci una prospettiva diversa, datela ai nostri figli, io mi attendo che alle parole seguano i fatti. Dico così, questa è una città dove si parla tanto, ma fatti zero. Cioè, tutti vogliono lottare, ma la lotta deve scattare nel momento in cui viene messa in discussione la mia posizione. Si ha l'incapacità di capire a un certo punto che quello che sta capitando a lui, domani mattina capiterà pure a me. Cioè, sulla vicenda Arcelor, è chiaro, il brodo si è ristretto. Ci sarà quello che camperà un giorno di più, ma alla fine sempre la stessa fine fa. E tra l'altro, in tutto questo casino, abbiamo alcuni colleghi che purtroppo hanno preso la decisione di suicidarsi. Cioè, hanno fatto questo gesto scellerato e io credo, senza voler addossare le colpe a nessuno, che tutto quel clima pesante determina. È chiaro, cioè io la faccio così, come la dico così, come l'ultimo collega Francesco, che io conoscevo bene, cioè un ragazzo che comunque alla fine c'ha una famiglia, c'ha un mutuo di 600 euro al mese e dalla mattina alla sera si trova con una cassa integrazione da 850 euro, moglie e due figli, deve campare con 8,50, è chiaro che si entra in una difficoltà anche psicologica, no? E si creano quelle condizioni purtroppo che ti portano poi a fare scelte sbagliate di quel tipo. Però ecco, tutto questo è frutto di che cosa? Dell'indecisione politica che in 10 anni ha speso miliardi di euro in cassa integrazione. Cioè, noi abbiamo riportato un dato su una serie di documenti che abbiamo girato al ministro. Noi solo in cassa integrazione per i dipendenti Ilva abbiamo speso quasi 1 miliardo di euro negli ultimi 10 anni. Se quel 1 miliardo di euro l'avessimo preso, avessimo fatto investimenti magari su economie alternative, oggi avremmo alcune migliaia di lavoratori magari occupati in altre attività e l'economia cittadina che non sarebbe vincolata a quella fabbrica.